Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare dei titoli di testa all'interno di un video, appunto come avete visto nella preview. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto Premiere, ho importato questo video che vado appunto a importare nella mia timeline. E quello che voglio andare a fare praticamente è andare a inserire un titolo di testo all'inizio appunto del mio video. Quindi quello che vado a fare semplicemente è, con lo strumento testo, nel caso non abbiate la versione 2020 o 2019 dove appunto non è stato ancora integrato lo strumento testo, qui vi basterà andare su file nuovo titolo precedente e poi la procedura comunque sempre quella. Quindi io vado a cliccare il mio strumento testo, vado a cliccare sul mio video, come vedete mi apre il mio strumento testo, vado a scrivere Powered by, andiamo a cambiare anche il font, vado a mettere questo font in questo modo. Con lo strumento, se clicchiamo V, ossia torniamo a prendere la freccia, possiamo spostare dove vogliamo la nostra scritta. Io la lascio posizionata più o meno qui. Poi vado a duplicare il mio testo, quindi faccio Command C, Command V, in modo che me lo duplica. Come vedete, se vado a spostare ne ho due. Torno a selezionare il mio testo, qua vado a cambiare, vado a mettere Studio 72, vado ad aumentare il mio font, questo lo faccio un po' più grande e gli dico di mettermelo più o meno qua, in modo che questo risulti il mio testo iniziale. Ora, per andarlo a farlo in trasparenza, quello che dobbiamo andare a fare è applicare un effetto a questo livello. Quindi andiamo su effetti, andiamo a cercare composito tinta unita, quindi composito tinta unita, sotto effetti video canale, come vedete c'è composito tinta unita, lo prendiamo, lo portiamo sul livello di Studio 72, ossia quello della nostra scritta, nel mio caso mi dà Studio 72, e andiamo a cambiare il colore da bianco a nero, in questo modo. Adesso l'unica cosa che andiamo a fare è andare a cambiare il metodo di diffusione da normale, lo andiamo a portare a moltiplica. Come vedete ci dà questo effetto dove al di sotto c'è il nostro video e la nostra schermata rimane nera. Ora, a me così non piace tanto, a me, come avete visto anche nella preview, sono andato a modificare anche la parte nera perché così mi sembrava troppo vuota. Quello che ho fatto semplicemente, sono andato a prendere il livello del video originale, ossia questo qua del ponte, lo sono andato a duplicare, quindi tengo premuto Alt sulla tastiera, lo porto al di sopra, lo vado a ridimensionare lungo appunto come il mio titolo, seleziono il video copiato, quello sopra il nostro titolo, e gli vado ad abbassare praticamente l'opacità, giusto che si intraveda leggermente, in modo da non avere il video completamente nero. Un'altra cosa che sono andato a dargli è una tinta, quindi per dargli un po' di colore appunto a questo sfondo nero, dobbiamo andare su un nuovo elemento, fare nuovo livello di regolazione, facciamo ok, lo prendiamo, lo portiamo al di sopra appunto del titolo e del video copiato che abbiamo messo in trasparenza, quindi livello di regolazione, andiamo in effetti, andiamo a scrivere tinta, sotto effetti canali, correzione colore, andiamo a prendere tinta, lo portiamo sopra
al nostro livello. Come vedete adesso ce l'ha dato in bianco e nero, perché qui c'è nero e il bianco. Seleziono il nero, io gli vado a dare tipo un arancio, in questo modo. Vado nel metodo diffusione e invece di normale vado a mettere luce soffusa, quindi luce soffusa, in questo modo, e poi vado ad abbassare la quantità da tingere. Da un 100% mi porto più o meno un 45-50, insomma, dopo guardate voi. E questo sarebbe il nostro effetto. Ora io voglio andare ad animare questa scritta in modo da non lasciarla così statica, ma insomma da renderla dinamica. Quindi quello che vado a fare, mi porto sul livello della mia scritta, sono questi due, quindi testo Studio 72 e testo Powered by. Quello che vado a fare è, mi porto tipo leggermente avanti nella mia clip, in posizione non sotto a movimento, ma andando a interagire proprio nel livello testo. Come vedete c'è posizione, e vado a selezionare il mio marcatore, quindi gli dico che qui dovrà comparirmi in questo modo, mi porto all'inizio e Studio 72 lo vado a portare fuori a destra. Stessa cosa con Powered by, quindi lo portiamo dove finisce la nostra transizione, ossia dove abbiamo messo il marcatore di prima, ci portiamo su l'altro testo, andiamo ad attivare il marcatore perché qui è dove vogliamo che finisca, ci portiamo all'inizio e stavolta lo andiamo a portare fuori però dalla parte sinistra, in modo che il Powered by ci compaia da sinistra verso destra, in modo da avere questo effetto qua. Stessa cosa alla fine, quindi ci portiamo quasi alla fine, io vado ad attivare il marcatore qui e qui, ci portiamo alla fine, vado a copiare semplicemente, se io seleziono il primo marcatore faccio Command C, Command V, come vedete me lo riporta fuori. Stessa cosa di sotto, seleziono il primo marcatore, Command C, Command V, e lui ce lo riporta fuori, in modo da avere questo effetto qua. Stessa cosa vado a fare appunto nell'opacità, quindi mi porto dove sarà appunto finito la nostra transizione, ossia dove il titolo è nella posizione corretta, marco l'opacità al 100%, mi porto all'inizio, la porto allo 0, stessa cosa qui, mi porto sul mio marcatore di fine, gli do sempre 100%, vado alla fine appunto del nostro effetto e lo porto allo 0. Stessa cosa col livello di regolazione, quindi torno a selezionare il livello del mio titolo, mi porto nel fotogramma appunto dove deve essere al 100% la mia opacità, seleziono il livello di regolazione, marco il 100%, torniamo sul titolo, mi porto sempre nel secondo marcatore appunto sempre al 100%, torno a marcare il 100%, dopodiché mi porto all'inizio, lo metto a 0 e alla fine e lo metto a 0. Ora se andiamo a vedere il nostro risultato finale, questo appunto sarà il nostro effetto di titoli di testa. Ovviamente l'animazione potete dargli quella che volete, io l'ho fatto da destra e sinistra che compaia in questo modo, voi potete farlo dall'alto al basso, insomma potete giocare tranquillamente voi a vostro piacimento su questi parametri. Questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial, io vi ringrazio di avermi seguito. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto,
commentate per qualsiasi cosa, se avete curiosità o domande. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!